Sono sul treno, davanti a me c'è Alessio e voi vi chiederete perché sono sul treno. Sono sul treno perché sto andando a Milano, perché c'è un evento per YouTube. Comunque stamattina è andato tutto male perché praticamente ho messo la sveglia alle 6, però ho messo la sveglia che era già impostata, quella di scuola. Quindi il sabato non vado a scuola, quindi non ha suonato. Quindi sono arrivata, cioè mi sono svegliata tardi, mi sono dovuta truccare, fare tutto di corsa perché avevo perso il treno, ho dovuto prendere quello dopo, cioè quello su cui sono ora, quindi arriverò un'ora dopo a questo evento. E tra l'altro ho dovuto fare pure le corse per arrivare su questo treno, perché mi stavo truccando, insomma, soliti ritardi. Nonostante ciò mi sono finita di truccare in treno e mi sono macchiata il vestito, che adesso sono andata a smacchiare in bagno con il sapone e in teoria adesso la macchia non c'è più, c'è solo l'alone dell'acqua che spero si levi. Spero vivamente. Comunque è stata una mattinata piena di sfide. Guarda, speriamo che adesso sia meglio il proseguimento della giornata. E tra l'altro mi dovevo stamattina incontrare anche con Elena Aramini, quindi lei però è ovviamente andata un'ora prima, quindi adesso poi dobbiamo anche beccarci. Speriamo che prosegua meglio, per ora comunque siamo in treno noi. Io ti conosco, tu fumi cannella, mandala. 58, ciao la pagella. Ma Fideo e il suo ragazzo sono andati a bere, io mi preoccupo di questa cosa. Così da soli. Tornerà ubriaco. Ma tu sei ubriaco? Cioè. Vabbè, lei me l'ho già presentata, è del canale Elena di Modern, invece tu? Io sono Letizia, del canale Letizia Channel. Modern 13, raga. Si è dimenticata il 13. Ah, non l'ho detto. No. Vabbè, l'ho detto prima in treno. Comunque, dopo tutte le sventure, ce l'ho fatta, sono qui, oppure questo cartellino. Mia stamattina mi fa, Elena non mi ha suonato la sveglia. Non so dove guardare. E io gliel'ho già raccontato, comunque non sento troppo importante questa cosa. Sì, ma poi ti voglio dire, mi sono gasata troppo perché per una volta sembra che avere un canale YouTube non è una cazzata. Esatto. Cioè, lo prendono tutti molto. Esatto, perché qua sei tipo entrata e ti hanno chiesto il canale. A me che aspetta, te hanno chiesto il canale. E quindi anche ad Alessia le stiamo, no, io sono l'accompagnatore. E io dico, boh, grande. Ok, stiamo facendo pausa. Imbarazzatissimo.
sorriso è bello soltanto. Questo pantalone, sono scioccata! Ho fatto pure la foto con gli scherzi di coppia! E io invece non li conoscevo, quindi... Sei un buco! E quindi me ne sono andata. Facciamo uno zoom. Scriverando perché ci sono... Facciamo uno zoom. Loro. Che io non conosco. Però vabbè. No, ma dai, ma così mi sembra bruttissimo. Siamo sedute in prima fila e adesso parte la, parte la seconda parte. Guarda. Inizia la seconda parte, tu li stai paparazzando. Infatti, mi sembra tanto sorridere. E niente, spero che sarà molto interessante. Cosa ne pensiamo di dire? Sono pazze. Ok, di quello che abbiamo. La giornata prosegue. Ospiti. Ciao Miss. Ci hanno dato adesso un foglio. Non però è tutto, non me... è tutto segreto. Tutto segreto. 10 minuti di domande. Quindi chi vuole fare delle domande su questi punti? Io. Sono più dal vivo. Allora, in genere sono un... Ciao Gian, ho bisogno della voce di uno psicopatico in questo video. Ora c'è un momento di pausa e poi... Però mi hai fatto scappare la pipì, cioè mi hai detto non ti scappa la pipì e adesso mi scappa. Io potrei... Qua ci sono loro due, molto divertiti. Cosa pensate di questo giorno? Ma Natuele, cosa stiamo facendo? Stiamo andando a stalkerare Shanti e salutarla. Sì, perché è una ragazza davvero molto intelligente. Io guardo i suoi video. Questo. Qua ci sono io che sto. Sì, quindi stiamo salutando. Ci cagano e siamo quasi live. Noi stiamo aspettando il nostro turno. Ah, dai, voglio andare a mangiare. Aspettate un attimo. Ah, sì? Possiamo salutarti velocemente, non ti rubiamo tempo. Ciao, spero che parte il giro. Ciao. Io continuo per sentire un po' parato. Stiamo riniziando. E Shanti è stata dolcissima. Era sì, diciamo che teoricamente a venerdì se riuscisse a farne una al giorno, sono ricette. Una al giorno? Sì. Allora. Non abbiamo ancora finito, c'è più o meno. Dobbiamo correre. Però dobbiamo correre. Mettimi a fuoco. Ok. Dobbiamo correre per andare a prendere il treno. E non abbiamo potuto salutare. Non abbiamo potuto salutare Vanessa e Adriana, eccetera, eccetera. Però vabbè, dai. Ce l'abbiamo fatta a prendere il treno. Con tante tante corse. Comunque adesso siamo su. Ah, tua madre passava a farsi la spesa da Borbonese. E si torna a Torino. E tu? A Novara. E alla solita vita. Però nei prossimi giorni Elena viene a casa di Alessio. A Torino. Sì. A Torino. A registrare un video. A fare shopping. Giusto? Shopping. Una buona... Basta inquadrare i pettorali del mio ragazzo, scusa. Ci vediamo poi a casa, noi a Torino. Sono arrivata a casa e c'è Perla che mi accoglie. Allora, qua c'è, che vi volevo far vedere, i biglietti, vabbè, del treno classici, con le zampe di Perla sopra. Cosa fai? Eccoli qua. Poi ci hanno dato per l'evento, tra virgolette, del Creator Day, questa borsina bianca con il quadernetto, ed è troppo carino perché è tutto proprio scritto YouTube Creator Day in ogni pagina, guardate, YouTube Creator Day, tutto disegnato, troppo carino. E poi anche uno stickers, eccolo qua. Poi una penna, anche questa qua con scritto YouTube Creator Day, adoro troppo, quindi sono stati super carini. Poi i badge, ve li voglio far vedere perché me li conserverò sicuramente, ho il mio piede, quindi questo qua mio,
questi qua erano gli eventi a cui si poteva partecipare, e poi questo qua, quello di Alessio, e infine questa fotina qua che mi ha stampato Elena. Guardate che belle che siamo, troppo carina. E quindi queste qua sono tutte le cosine che mi porto via dall'evento, che conserverò con tanto amore. È vero, Perla? Amore mio, amore mio, amore mio, ti sono mancata? Cicciona, cicciona. Ok, devo concludere questo vlog. Scusatemi per le condizioni, solo che sono veramente distrutta. È stato un parto il giorno di oggi, anche se contemporaneamente è stato bellissimo, perché poi, oltre ad aver macchiato il vestito all'andata, poi anche al ritorno, Alessio me l'ha detto ormai una volta fuori dal posto, là dal teatro, avevo tipo una macchia nera dietro, poi davanti, quindi mai più vestiti chiari agli eventi, mi raccomando, se andate a qualche evento non mettete vestiti chiari. È stata una giornata molto molto bella, super interessante, perché hanno parlato di un sacco di cose inerenti appunto a YouTube, aggiornamenti. Mi lecca il cavalletto. E poi comunque c'erano tutte persone che fanno video, quindi vloggare non era una cosa imbarazzante, insomma ero proprio immersa nel mio mondo. E tra l'altro Alessio ha pure detto che gli è venuta voglia di aprirsi un canale dopo la giornata di oggi, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se voi volete che Alessio si apra un canale. Fatemi sapere la vostra opinione. E poi è stato anche bellissimo vedere Elena, vedere Letizia, che è una ragazza che ho conosciuto oggi, che si era sentita con Elena, era da sola, quindi si è aggregata a noi, ed era stradolce pure lei come Elena. Elena era anche con Matteo, il suo fidanzato, vabbè, l'avete visto. Ed è stato stranissimo. Perla ha sbattuto la testa contro il cavalletto da sola, ma cosa può... Vabbè, ma no, ma io ti mangio. È stato stranissimo vedere le ragazze che io vedo sempre nei video, proprio dal vivo, che vedo appunto solo attraverso uno schermo, perché come avete visto da qualche mini ripresa c'erano, vabbè, io non li conoscevo, però li conoscevano Elena e Letizia, c'erano scherzi di coppia, quindi vabbè, loro io non è che li conoscessi, però comunque di persone che conoscevo io c'erano Vanessa, Ziletti, poi c'era, vabbè, Ilaria Rodella, Adriana Spink, poi c'era Emma Mezzadri, Brian, che è il suo fidanzato, non che io seguo i suoi video, però c'era anche lui che comunque io conosco, poi c'era anche il fidanzato di Vanessa Ziletti, che io vedo solo tipo nei vlog. È stato stranissimo vedere tutte queste persone, ma anche solo Elena del canale Elena di Modern, la ragazza che era con me, che tra l'altro andate ad iscrivervi ai canali di Letizia e Elena, che Letizia è un po' più piccolina, però andate a seguirla, anzi ad iscrivervi, perché è molto carina, molto brava. E è stato stranissimo, però nello stesso tempo bellissimo. E quindi niente ragazzi, io vi saluto, spero tantissimo che questo vlog vi sia piaciuto, visto che era una giornata un pochino diversa dalle altre. Se così fosse, come sempre, mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, anche quello principale che vi lascio sempre qua sotto, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo vlog. Ciao, saluta Perla, saluta, saluta.